Ciao a tutti per le brutte, al vostro Christian Ares. Eccoci tornati con la nostra simpatica Xbox One per quanto riguarda una sfida creazione rosa della squadra della stagione della Premier League. Allora, praticamente, entriamo detto, come anticipato nel video del ritiro dei premi dello Squad Battler, ho fatto questa formazione. Sto rinunciando a lui. Voi direte che sei Matt? Effettivamente sì, me la sto rischiando abbastanza perché Lemar è un bel personaggino. Il problema è che però io non giocando più con gli esterni non me ne faccio niente, non posso venderlo. E quindi ho colto l'occasione per mettere lui per avere una valutazione molto alta, molto più alta, e riuscire a prendere dei giocatori di livello più basso. Ovviamente questa squadra non è fattibile per molti, perché ovviamente avere un 91 dentro a questo tipo di squadra non è da tutti, me ne rendo conto, quindi so che questo video sarà utile a pochissima gente, a chi come me magari ha trovato lui e non può venderlo e non se ne fa nulla, perché magari non ha una squadra della Ligue 1, non ha magari un team che gioca sulle fasce e che non gioca col tridente. Io ormai gioco e mi sono abituato a giocare con un 4-1-2-1-2 con i centrocampisti, e quindi degli esterni non me ne faccio assolutamente nulla. Ok, potrei metterlo come ATS e metterlo come trequartista oppure come attaccante aggiuntivo, però ha il piede debole 2 stelle e quindi non mi piace. Io voglio almeno un 4 stelle di piede debole. Quindi è una cosa mia, cioè a livello cioè, di caratteristiche, di stats è forte, perché veramente è forte, è notevole, però io non me ne faccio nulla, sarebbe lo spreco, quindi nulla. Quindi direi di partire dal portiere. Il portiere l'ho pagato 1700 dei rulli, gioco in Spagna, Versanico 650. Mina 750, mi spiace perché cantava bene. Allora, 3500 crediti untiti, alcuni giocatori li ho pagati tanto perché ho risparmiato tantissimo sul giocatore, sull'esterno sinistro. Mendy, primo proprietario perché te li davano con le varie sfide. Dembélé 4300, ma qui ho esagerato un pochino, sta sui 3500-4000 massimo. Io non me lo sto a perdere troppo tempo. Stefanenko, boh, non so se 50 è il minimo sindacale. Lemar, vabbè, primo proprietario. Orellana 1000, Ben Arfa 1000, Benteke 1200 e basta, non ce ne sono altri. Quindi direi di comunicarlo, spero in bene, spero di non trovare un altro esterno, qualsiasi giocatore, a parte il terzino sinistro e gli esterni, quindi gli attaccanti destri, sinistri e gli esterni destri e sinistri, tutto il resto vi andrebbe bene. Spero di non trovare un doppione. Allora, nel primo account ho trovato Azpilicueta Tots ed è veramente un muro veramente è forte. Spero in bene, ma che vada, se trovo Son che è una S, in quel caso mi va bene lo stesso perché Son è Son, quindi vediamo un po'. Vabbè, crociamo le dita perché potrebbe andare bene, potrebbe andare male. Io sto rinunciando a 91, vediamo un po' che cosa mi dà la sorte. Attenzione, brivido. È un Tots. Inglese, attaccante destro, porca zozza. Vabbè, Sterling. Che entrata è? Grande. Vabbè, è Sterling. Speravo in qualcosa. Cioè, vabbè, è buonissimo, attenzione. È un 93, sono passato da 91 a 93. 98 di velocità. Ok, un modo per metterlo in campo lo trovo. Peccato per le 3 stelle di boss e di abilità. Ha un buon fisico, quindi mal che vada lo metterò come COC. Però effettivamente non me ne faccio granché. Però è buono, onestamente. Non mi sembra malvagio, cioè anzi non lo è per niente.
Una ragazzi, questa qua era la sfida della squadra, della squadra stagionale della Premier League. Spero che il video vi sia piaciuto, non credo che vi sarà utile, me ne dispiace, però comunque vabbè. Io quel giocatore avevo, non sono andato a spendere crediti per un altro TOTS e quindi niente. Quindi nulla, un saluto a tutti, belle brutte, la vostra pista di Ares e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!